Ben ritrovati con la nuova stagione di A Tu per Tu. Pensavate che noi fossimo in vacanza, invece no, siamo tornati. Finite le vacanze. Finite le vacanze. A tutti. No, ma magari qualcuno sperava, diceva vabbè, non torneranno. Qualcuno, invece, Greta, con tutte le vicende che ci sono state in quest'estate, che noi non immaginavamo, sperava che noi si tornava con qualche speciale anche su tutte le vicende. Lo so. Anche perché chi l'avrebbe detto? Ci siamo lasciati sì, con un governo giallo-verde, esatto. E già neanche un mese dopo c'è un governo giallo-rosa. Rosa, te lo reputi rosa. Insomma, il PD rosso. Va bene, questo era un po', come dire, per salutare. Intanto ringraziamo il primo ospite di questa nuova stagione, il consigliere comunale Angelo Rossi di Forza Italia. Ma ospite non a caso. Non a caso. Perché? Mi fate battezzare la trasmissione. Sì. Quella senza contraddittorio, ma vedrà che il contraddittorio ci sarà, perché saremo noi il contraddittorio nei confronti del consigliere Angelo Rossi. Allora, specifichiamo questa, insomma, sottolineiamo questa appartenenza a Forza Italia perché? Perché insomma, tra le tante vicende che hanno animato quest'estate. Diciamo che Angelo Rossi fondamentalmente è un liberale. Ecco. Okay, poi, assolutamente sì. Poi insomma, o radicale o comunque o sbaglio, no? Sì, io comunque sono un indipendente all'interno del gruppo consigliare di Forza Italia, sono senza tessera. Ecco, okay, comunque, ecco, questo insomma, va sottolineato. Okay. Non è una differenza da poco. Insomma. No, assolutamente. Lui e la Mary Cormacchini, giusto, che sono poi facevano parte del gruppo consigliare che invece sosteneva, lo sostiene ancora, Uraghinelli. Ma ecco, portava il nome dell'attuale sindaco, che era Uraghinelli. Allora, questo era per inquadrare un po' la posizione politica. Cosa succede durante l'estate? Anzi, nell'ultima settimana. Succede che insomma, proprio nel commento della formazione del nuovo governo, se non sbaglio, giusto? Sì, ecco, sì. Angelo Rossi fa questo post, ora lo vedete in sovraimpressione, prendendosela tra virgolette con il capitano, il capitano Matteo Salvini. E chi è che risponde a questo post? L'assessore. La senatrice. Anche assessore, come la vogliamo chiamare? È più che assessore, è senatrice. Senatrice. La senatrice Tiziana Nisini, della Lega, ovviamente. Io farei una cosa, così capite di che cosa stiamo parlando. Vediamo il servizio che, insomma, ripercorre questa vicenda. Ma io non ho fatto nessun tipo di attacco alla Lega. Io ho fatto un'analisi politica dicendo che Matteo Salvini ha sbagliato profondamente tutte le sue mosse. Sei riuscito nel capolavoro di perdere un governo e 5 ministri, andare all'opposizione e consegnare l'Italia per i prossimi anni al PD che era morto e sepolto. Queste le parole riportate sul profilo Facebook del consigliere comunale Angelo Rossi di Forza Italia, che hanno fatto letteralmente infuriare Tiziana Nisini, attuale senatrice della Lega ed esponente della Giunta Ghinelli. E ora, nell'articolo che io prendevo in esame, nel quale Salvini si giustificava dicendo che era colpa della Chiesa e dell'Unione Europea, io rispondevo molto semplicemente che assolutamente non è colpa né dei complotti dell'Unione Europea né della Chiesa, ma la colpa era la sua e basta, perché ha fatto un harakiri totale politico che passerà alle annali della storia. Nel rispondere al consigliere Angelo Rossi, la Nisini afferma che non perde occasione di attaccare il nostro segretario federale Matteo Salvini, un atteggiamento, afferma la Nisini, che il consigliere Rossi conosce molto bene, dal momento che dopo la storica appartenenza radicale il suo lungo pellegrinaggio da ultimo lo ha portato a sedere tra le fila di Forza Italia, partito che insieme alla Lista Civica, ora alla Lega e a Fratelli d'Italia, amministra questa città. È evidente, dice ancora la Nisini, che l'attenzione di Angelo Rossi si concentri ormai da tempo ad attaccare l'amministrazione comunale di cui fa parte e sul garantirsi una rielezione che gli assicuri il mantenimento della poltrona. Dice che sono un poltronista, uno che è attaccato alla poltrona, cioè voglio dire, detto da una persona che ha un accumulo di poltrone enormi per decine di migliaia di euro, che se la prende con un povero consigliere comunale che ha
un gettone di presenza a 30 euro lordi, perché quello che prendo ogni mese è 30 euro lordi, e sarei attaccato a una poltrona da 30 euro, qualcosa veramente che lascia sconfortati. L'assessore Nisini infine consiglia ad Angelo Rossi di sedersi sui banchi dell'opposizione. Io e la Mary Cornacchini siamo due indipendenti, noi facciamo parte del gruppo consigliari di Forza Italia, che ringraziamo e con il quale ci troviamo benissimo, però non siamo tesserati di Forza Italia, voglio dire, siamo dei civici. Nel futuro cosa ci sarà? Si va verso ovviamente le amministrative 2020? Solo tre parole: Arezzo nel cuore. Quindi una lista civica al di là di Forza Italia, comunque a sostegno del sindaco Ghinelli? Una lista civica sicuramente. Allora, non se la doveva prendere con il capitano, questo è un po', forse leggendo, ma vabbè, un po' di ironia. Ma potrei comunque dargli intanto un input io ad Angelo, ma insomma, c'è un complotto e Salvini è la vittima del complotto o ha fatto tutto da sé? Salvini è sicuramente il capitano, ecco. Detto questo, non è un generale, e in politica servono anche generali, cioè gente che abbia in mente la strategia politica. È evidente che Salvini ha delle lacune che sono veramente grandi al riguardo. Perché dopo Nisini i suoi gradi glieli faccio mantenere, è capitano, è un capopopolo, no, però sicuramente lei ha detto lacune, delle lacune strategiche le ha dimostrate. C'ha paura della prima querela della stagione. No, io non è un generale, insomma. Detto questo, il post era molto ironico, era comunque in risposta a un vittimismo che mi pare fuori luogo, perché ha fatto le scelte più o meno tutto da solo, insomma, da datemi pieni poteri a trovarsi fuori dal governo è stato un attimo, insomma, e questo è un errore politico. Ma sarà stato qualche monito di troppo del Papete? A me sembra che parecchi ne ha presi. Cioè, l'unica cosa che anch'io sono un estimatore del monito, comunque mi piace il monito, devo dire, però ecco quello che mi permetto di dire a Salvini: mai sul bicchiere di plastica, è una cosa che non si fa, insomma. È più quella la pietra dello scandalo che il fatto questo, del mojito. La senatrice e anche assessore dell'attuale giunta Tiziana Nisini le dice: vada all'opposizione. Sì, ma perché ci devo andare all'opposizione? Cioè, io quello che gli ho risposto molto semplicemente è che io sono sempre stato nella maggioranza di questo governo cittadino, che è una maggioranza di centrodestra. Il governo di cui abbiamo avuto vicissitudini fino adesso era un governo che non era di centrodestra, appunto, è un fatto questo qui. E io ero all'opposizione di quel governo, quindi se a me mi dice di andare alle opposizioni, dico: benvenuta tu all'opposizione, perché io c'ero già. Lei parla ora del governo centrale, ovviamente, mentre venendo alla realtà aretina. Ma la realtà aretina? No, perché lei è stato effettivamente più nelle sue azioni che nei gruppi di appartenenza un dissidente. Non so se è una cosa che la rappresenta o se, cioè, una persona che comunque non ha fatto il soldatino politico, ma certo, perché secondo me la disciplina del Minkul Pop, si dice così, insomma, i vecchi regimi sovietici e totalitari avevano la linea unica di pensiero. Il fatto che io sia una persona che ragiona con la propria testa, che comunque si pone anche di fronte ai problemi con una propria interpretazione, questo qui è un arricchimento di una maggioranza di una caratura liberale, diciamo così. Il fatto che lei non abbia nel suo DNA questa caratura per me non è mica una sorpresa, insomma. Ecco, è un arricchimento? Secondo me per questa maggioranza è un arricchimento la mia presenza all'interno di essa. Poi tutto quello che ho fatto e che ho detto è sempre stato propositivo, a me mi sembra. Non esiste un voto negativo di quelli del pulsante verde quando siamo in consiglio comunale di Angelo Rossi contro questa maggioranza in consiglio. Quindi sono sicuramente un dissidente, chiamiamolo così, un ribelle, però uno che ragiona con la propria testa, ma è sempre stato fedele comunque a questa maggioranza. Ascolti, per tornare un po' a questo scontro, che insomma chiaramente sì, post ironico, ma comunque si intuisce, ecco, volevo capire da lei: condivideva o no i toni, i modi di fare politica di Salvini? Cioè, condivide l'idea che negli ultimi tempi in questo paese è stata sdoganata la cattiveria, è stato sdoganato certi modi di fare politica, che quest'idea che il capitano
si mostri come l'ultimo dei soldati, ok, e non come il capitano, e lei ha detto che non è generale, quindi generale no, ma insomma il capitano, invece di fare il capitano che si immedesima nell'ultimo della truppa e si comporta come lui, cioè ha un senso, è un, cioè si può far politica in questo modo? Si può fare nella misura in cui serve per ottenere il consenso, poi una volta che hai ottenuto il consenso serve un altro livello, cioè devi essere uno statista, hai in mano la nazione, quindi questo è un principio che a lui è mancato secondo me in questi mesi in cui lo ha fatto il vice premier, a volte ha mancato di rispetto del suo incarico, devo dire, e si è posto in una maniera che francamente poco istituzionale. Questa è la mia opinione personale, ovviamente. Allora, venendo alle vicende, tornando invece alle vicende aretine, adesso c'era una sorta di limbo, no? Di pausa rispetto alla vicenda Coingas, per ovvie ragioni, perché ovviamente c'era la pausa estiva anche in termini giudiziari. Non sappiamo questo settembre che cosa ci riserverà dal punto di vista giudiziario, ci aspettiamo sicuramente degli sviluppi importanti per quello che riguarda l'inchiesta appunto su Coingas, che ha visto coinvolti insomma i vertici anche del Comune di Arezzo, dal sindaco all'attuale presidente, l'ex presidente di Coingas. C'è una nota che è arrivata, veramente una nota molto breve, una nota stampa di poche ore fa, dove appunto Scortecci comunica alla stampa che nell'ultimo CDA è stata decisa la nullità, viene usato questo termine, l'ultima assemblea, la nullità delle convenzioni che erano attualmente oggetto di indagine giudiziaria. Quindi procedere per la nullità di queste. Procedere per. Ecco, ricordiamo non è che è stato. Non possono annullare di assolutamente, sì, è chiaro, non è una. Ecco, insomma, di dare il via all'iter affinché si possa arrivare alla nullità. Ecco, nel contempo lei ha fatto una nota ulteriore, un commento, insomma, perché Coingas dice: nel caso in cui ci fosse un rinvio a giudizio, noi siamo disponibili a costituirci parte civile. Unico voto contrario quello del Comune di Monte San Savino. Si sono astenuti, penso. Ah, ecco. La nota dice voto contrario, poi se è un'astensione. È poca differenza. Esatto. Insomma, dipende. Comunque. Che cosa possiamo dire su questa vicenda? Che questo è finalmente il segnale di discontinuità che mi aspettavo. Io quando ad agosto feci un comunicato nel quale dissi sostanzialmente le cose che sono state fatte ieri dall'Assemblea. Sono stato tacciato di lesa maestà, di tradimento quasi, capisci? Era una cosa che a me mi ha fatto anche un po' male. In realtà siamo arrivati esattamente a quello che io chiedevo e che avevo posto come primo punto per la verifica o supposta tale verifica di maggioranza. E questo mi fa molto piacere perché comunque sia vuol dire che quello che avevo detto non era assolutamente fuori luogo. E allora la verifica su che cosa si fa? Ma non l'ho chiesta io la verifica. Io ho letto dai giornali che il sindaco voleva una verifica con Forza Italia e me e la consigliera Cornacchini in particolare. Io sono qui. Poi leggo sempre dai giornali le cose, non è che qualcuno mi avverte. Quindi non c'entrava niente Coingas eventualmente sulla verifica di maggioranza? Ma lui l'ha chiesta per il Raro Festival e le dichiarazioni che avevo fatto riguardo a quello. Ecco, perché c'è stato anche quello? Ecco, perché infatti stavo per chiedergli. È stata un'estate movimentata, effettivamente. Insomma, le spese per questo Raro Festival? Questa qui è un discorso molto complicato. Allora, se stiamo un attimino fuori dal merito della faccenda, cioè non voglio entrare nel discorso pop contro lirica, folli spese piuttosto che. Io vorrei stare anche un po' sul metodo, che è quello che secondo me è quello che è mancato maggiormente, ovvero che le fondazioni allo stato attuale sono organismi in cortocircuito, cioè le persone che prendono le decisioni all'interno delle fondazioni che sono strategiche per la città,
non rispondono in alcun modo a quello che è l'organismo pubblico più importante, che è il Consiglio Comunale, piuttosto che le commissioni preposte, c'è cioè la Commissione Cultura, ad esempio. Una forma di privatizzazione di un servizio pubblico. Il problema è che questo qui è un organismo, cioè la fondazione di partecipazione risponde al diritto pubblico, perché è pubblica e quindi dovrebbe comunque anche avere un controllo, tra virgolette, o comunque sia un controllo esattamente su quello che fanno. Poi mica gli vai a dire che questo non va bene, cioè, però almeno comunicarlo. Quello che è successo è che loro prendono le decisioni autonomamente, senza nessun tipo di informazione nei confronti del Consiglio o della Commissione Cultura, ad esempio nel caso della Fondazione Cultura. Io faccio presente al dottor Barbetti che noi in Commissione Cultura, di cui faccio parte, l'abbiamo invitato 3 volte. In un corso di un anno, per riferire su quello che stava facendo. Non è mai venuto, nemmeno una volta, quindi il Consiglio non era informato di quello che faceva la Fondazione. Tant'è che abbiamo chiesto anche al segretario di fargli una reprimenda perché non si è presentato, insomma, è una forma di mancanza di rispetto anche istituzionale. Ma può farlo, perché allo stato attuale, per come sono state impostate le fondazioni, sono appunto in cortocircuito, sono pubbliche con denaro pubblico, però al contempo prendono decisioni autonome alle quali il pubblico, comunque sia il Consiglio Comunale, non è nemmeno informato. E questa è una cosa che non va bene, tant'è che io, e ve la do come notizia. Aspetta, allora, questa notizia ce la dai dopo la pubblicità. Ok. Allora, quale notizia ci vuole dare rispetto a questa storia delle fondazioni? Che io e il consigliere Scapecchi, sempre di Forza Italia, abbiamo dato mandato agli uffici, al segretario comunale, di allestire una mozione di revisione del regolamento sulle fondazioni, che preveda, quello che stavo dicendo prima, cioè che è assente, un controllo a parte del Consiglio Comunale, in 2 fasi. La prima fase, nella quale le 2 fondazioni si propongono al Consiglio, narrando letteralmente quello che è la progettualità dell'anno corrente, si presentano in Consiglio e dicono: noi vogliamo fare questo, questo, questo e quest'altro. Il Consiglio dovrebbe essere approvato o solo... Aspetta, il Consiglio dovrebbe quindi a quel punto è a conoscenza di quello che è il programma dell'anno e poi una finale che è consuntiva, nel quale il bilancio se lo vota il Consiglio e non se lo votano da soli. Ma anche preventivamente volete voce in capitolo, quindi preventivamente sul programma dell'anno successivo volete che il Consiglio si esprima. Esattamente. No, perché sennò è una cosa solo anche di quindi forma. Sotto gli aspetti culturali, le scelte culturali, oppure solo sul bilancio? Cioè, lì ovviamente noi si dà mandato alla Fondazione di dare atto alle linee strategiche che propone, e se c'è un direttore artistico che propone qualcosa pare assurdo andargli letteralmente contro, però l'informazione e il dibattito comunque ci devono essere, e deve essere comunque una cosa pubblica, perché si parla di spendere soldi pubblici, quindi sì, allora a un certo punto, ragazzi, c'è bisogno. Il fatto che il sindaco si è trattenuto la delega alla cultura è un problema rispetto a tutto, cioè può essere questo che forse ha creato tutta questa situazione, perché magari il sindaco non ha tempo, e quindi ha delegato. E forse questo che è venuto meno la parte pubblica. Ma non forse saprei. Se c'era un assessore che alla cultura... Cambia poco perché abbiamo visto anche in passato l'assessore alla cultura, dal mio punto di vista, è uno che gli inglesi la chiamano playground, cioè il proprio giardino dei giochi, nel quale un assessore si è sempre divertito a portare avanti quello che è il proprio gusto, le proprie sensibilità, con i soldi pubblici. Tutto legittimo, io non sono d'accordo, io sarei per l'abolizione dell'assessorato alla cultura, che è uno strumento, secondo me, che a parte che esiste solo in Italia, nel resto del mondo non c'è l'assessorato alla cultura. Ma ha fatto bene o male, comunque qualcuno la doveva avere, ce l'aveva lui o un altro, è la stessa cosa, non è quello il punto è il cortocircuito che c'è tra le scelte e le decisioni e l'organismo pubblico più elevato della città, che è il Consiglio Comunale, che è completamente estromesso da questo tipo di processo. Se si chiede che il Consiglio Comunale venga informato, bisognerà anche che il Consiglio Comunale abbia potere di decisione, perché sennò diventa una cosa di forma, non di sostanza. Allora non mi hai ascoltato bene prima, la seconda parte, noi si vota il consultivo. Attualmente il CDA che vota il bilancio verrà votato invece, secondo la mia proposta e del consigliere Scapecchi, dal Consiglio Comunale. Okay. E certo, quindi... Angelo, scusi, ma lei parla... Sempre che l'approvi, no? Sì, certo. Lei parla e sembra quasi che
faccia parte dell'opposizione, perché io non posso credere che il sindaco, la giunta, con la sua maggioranza, sotto proprio la gestione degli eventi di Raro, ma comunque tutti questi eventi culturali sono un po' la bandiera anche della politica di una giunta, no? Cioè la scelta di fare una manifestazione o di abolire, come c'era le manifestazioni precedenti, e sostituirle con altre, è una scelta politica. Non posso credere che non venite coinvolti sotto questo profilo di scelte politiche sulla cultura. Non è che Angelo Rossi che non è coinvolto, tutta la maggioranza non è stata informata di queste cose qui. Quindi è la giunta che gestisce da sé queste cose. Il problema è esattamente questo. Qual è la mancanza di questa giunta, secondo me? Non è che ha operato male, perché non mi sento di dire che abbia operato male, anzi, dovessi dargli un voto probabilmente gli darei anche un bel 7 al lavoro svolto da questa giunta globalmente in questi anni. Il problema è sempre di metodo, cioè loro prendono le decisioni in maniera, decisionistica, nel senso che loro hanno la loro linea di pensiero, eccetera, senza nessun tipo di condivisione con quella che è la maggioranza, che è ridotta praticamente a andare lì e prendere un tasto verde. Spesso le notizie le leggiamo dai giornali. Capito, ma perché voi come maggioranza mi fate, cioè, voglio dire, siete in grado di fare farlo cadere la giunta? Non è quello, appunto, di fare che non abbia... Perché se no, cioè, voglio dire, sembra che voi siate legati con le manette, ma insomma, se questi vi escludono da tutto... Ma infatti non si può... Perché a volte colpare anche il sottoscritto che si lamenta, ma non si può incolpare avete i numeri per dire ora ti dimetti e arrivederci. Ma perché il punto è questo: io mi trovo nella condizione nella quale, quando io faccio un'uscita che voi dite sono un ribelle, in realtà è perché mi è mancato il rispetto di base a me, perché come consigliere io non sono messo in grado di poter operare, non dico la scelta, ma nemmeno essere a livello informativo sulla scelta in atto. Quindi quando manca questo passaggio di informazione, è ovvio che io poi, se leggo una cosa sul giornale, sono legittimata a dire io non ero d'accordo. O se va in consiglio a proporre degli emendamenti, è stato fatto, sono 4 anni che le pratiche vanno in consiglio e vengono regolarmente emendate. Cioè, voi fateci caso. Se ci fosse un confronto politico, è mancato nella maggioranza non c'è. Non c'è. Non e questo niente, questo ma no, pochissimo, pochissimo, pochissimo. Come dovrebbero essere, diciamolo a chi non lo sa, come dovrebbe essere questo confronto? Ma innanzitutto il flusso di informazioni su quelle che sono le decisioni della giunta dovrebbe essere di compartecipazione con chi sta in consiglio e ti sostiene. E questo è il nodo che è mancato. Sono stati fatti dei tentativi, perché dopo 2 o 3 anni che si era tutti un po' arrabbiati per questa situazione, devo dire che è stata incaricata Lucia Tanti di prendere un assessore per volta e fare delle riunioni con la maggioranza, nel quale l'assessore spiegava un po' quelle che erano le linee programmatiche alla maggioranza. Grazie, una cosa fantastica questa qui. Il problema è che non sono state fatte con tutti gli assessori, assolutamente, e specialmente non è stata fatta quella col sindaco sul Raro Festival, ad esempio, dal quale abbiamo saputo tutto dai giornali, e soprattutto i costi ci sono arrivati come una bomba, perché ora parliamoci chiaro, è la più grande spesa pubblica sulla cultura mai fatta nel comune di Arezzo, che bissa qualunque altro tipo di evento fatto in precedenza. Ora questa è una scelta politica importante, se no la devi condividere, non puoi prenderla autonomamente e pensare che gli altri poi siano tutti d'accordo con te, no, non è così. Un consigliere comunale però, quando va a votare una qualsiasi pratica in consiglio, cioè come fa a conoscerla precedentemente? Non può arrivare, come dice lei, davvero a leggerla sui giornali, se no veramente siamo... Ma qui parliamo di tutta quella parte, qui io sto parlando di tutta quella parte che non passa dal consiglio. Allora, il 95% degli atti, e ti dico non una percentuale a caso, ma più o meno è quella lì, non passa dal consiglio comunale, tanto, sono delibere di giunta, sono scelte di giunta. Quindi qui poi oltretutto mi sembra la fondazione che... Addirittura, sì, quindi c'è neanche la giunta, un perché ti posso confermare nove, anche sulla Fondazione Cultura Guido d'Arezzo, gli stessi elementi di giunta erano abbastanza sorpresi sui costi e tutto, perché comunque se neanche loro ne erano perfettamente a conoscenza. Ascolti, questo Rossi, la dice che qui il tempo passa. Sì. Allora, questa giunta sta arrivando a conclusione, okay?
Uno dei cavalli di battaglia vostro della campagna elettorale fu la sicurezza. E tutti ci ricordiamo le immagini, gli uomini di cartone nei punti di degrado. Allora, dopo, insomma, in questi anni sicuramente c'è stato dei tentativi di combattere il degrado, vedi la lotta al Pionta, vedi la chiusura delle gallerie di Guido Monaco, della Standa, ma i risultati zero secondo me, perché ora finora andavano a bucarsi. Pionta si sta un po' meglio, dicono i cittadini. Andavano a bucarsi dentro la galleria, ora si bucano davanti nel lungo la strada. E voglio dire, in questi giorni c'è questo triste fatto lì di Santa Maria, dove è stata uccisa quella signora, e ho sentito tutti le forze dell'ordine, i giudici, che dicono che quella era una palazzina dove si esercitava il meretricio, e quindi anche le difficoltà di individuare il colpevole era proprio perché c'erano tanti avventori quel giorno e quindi si sapeva chi poteva essere stato. Quindi, e questo è tutto noto a tutti, ma insomma io vado a correre dentro il Parco Giotto, assisto continuamente allo spaccio, c'è la zona lì dietro l'ex Banca d'Italia, tra che lì si spaccia, c'è le zone qua dietro la Camera di Commercio, che c'è anche la prostituzione di giorno, e quindi quella maschile, e quindi cioè, si assiste a tutto. Allora le chiedo, non siete riusciti a migliorare la sicurezza e eliminare il degrado in questi 5 anni, quindi avete fallito, oppure non è la stessa identica situazione di 5 anni fa, e quindi anche 5 anni fa tutto sto degrado, tutta sta insicurezza non c'era, e quindi siamo sempre nella stessa situazione? Si è trattato di una campagna elettorale, una propaganda ben riuscita perché avete vinto, ma poi alla fine il risultato è quello che è sotto gli occhi di tutti. Io ribalto la questione, nel senso che credo molto nella teoria delle finestre rotte, non so se la conosci, che è una teoria sociologica, criminologica, che dice praticamente bisogna stare attenti a qualunque tipo di dettaglio, perché il degrado strutturale, chiamiamolo così, diventa anche di grado sociale e umano. Quindi la base di quello che penso è che noi abbiamo perso un'occasione, perché noi ci siamo ritrovati in maggioranza un carro armato, un qualcosa di eccezionale, che è Mary Stella Cornacchini, che lei ha fatto 4.700 segnalazioni di degrado. Lo sapete che cosa significa? Che lei tutti i giorni esce nel territorio, non solo parla con la gente, risponde alla gente, ma va sul problema, fa la segnalazione e segue tutto fino alla risoluzione. E si parla di 4.700 casi. Quindi quanto può aver operato bene una persona del genere per questa amministrazione? In realtà non è così, perché anche lei, come me, è stata messa all'angolo, è stata disconosciuta da alcuni assessori, ci sono stati gravi problemi, quindi la maggioranza, anziché prendere un arricchimento da questa situazione, cioè che c'hai una persona che è un carro armato che ti va per la città a eliminare il degrado, e te dovresti essere fiero di questa cosa qui, è sempre stata imbarazzata da questa, anche perché devo dire poi l'80% delle sue segnalazioni sono state risolte, quindi potresti tu in prima persona farti bello, tra virgolette, del lavoro che sta facendo la Mary. Invece non è così, quindi c'è un po' di miopia intellettuale in questa giunta, nei miei confronti, nei confronti della Mary, che invece di viverci come delle vere risorse, degli arricchimenti, ci hanno preso di punta, perché si deve fare esattamente come dicono loro, altrimenti ciao. Ma ho capito perché. E non va bene. Non va bene questo. Senza i vostri voti la giunta sta in piedi? No. Ma non ho capito, anche. Mancano 6 mesi, che la fa anche dire adesso. Capito, senza i nostri voti la giunta starebbe in piedi. Certo, sta in piedi ancora. Certo. La maggioranza 21. Quindi non siete determinati? Assolutamente no. Perché se eri determinanti era diverso. Boh, io sul se non saprei che dirti. Non si fa la storia. Esatto. Ma Arezzo nel cuore. Esattamente questo. Sì. La frustrazione. Che diventerà. La frustrazione di aver lavorato. Il microfono della Chiara è scappato. Vediamo se qui ci risponde. La frustrazione cosa di aver diventerà lavorato così bene sul territorio. Di essere, cioè, perché se ti vai al giro e parli con la gente, dici: ah, ma la Mary mi ha risolto questo problema, la Mary mi ha risolto questo problema, le telefonano tutti i giorni, abbiamo 10-12 segnalazioni ogni giorno di cittadini a quali
Lei risponde. E la frustrazione di non essere stati presi pienamente in considerazione come risorsa ha portato ad Arezzo nel cuore, che è esattamente questo. Cioè noi questo lavoro qui noi ci crediamo, noi pensiamo che l'esperienza civica nella quale noi siamo nati e portiamo avanti sia con la teoria delle finestre rotte che con l'impegno concreto sul territorio necessiti effettivamente di essere portata avanti e che sia un arricchimento vero. Se poi lo capiranno, bene, se no... Senta Rossi, e dopo gli sconvolgimenti a livello nazionale, quindi un nuovo ruolo della Lega e presumo anche a livello locale si ripercuoterà gli effetti di questo capovolgimento, ma anche dopo le vicende giudiziarie ultime, il candidato del centrodestra sarà sempre Ghinelli o pensate a una soluzione diversa? State lavorando? A me non mi informano neanche di quello che decidono, come faccio a darti una risposta di questo genere che è complicatissima? Questo è il santo graal, è difficile da rispondere in una situazione di questo tipo, probabilmente c'è bisogno che si sviluppino determinati eventi che diano delle risposte. Ma voi siete disponibili anche ad appoggiare un eventuale candidato di... non dico centro-sinistra, ma insomma di una civica che non abbia, diciamo, un'appartenenza particolare? Voi state camminando molto avanti. Ma manca poco, No, non siamo. Non manca poco. Perché allo stato attuale, sia io che la Mary, sosteniamo il governo cittadino. In questo momento che parliamo, io sono in maggioranza. Sì. Il 12 avrò un consiglio e pigerò il tasto verde. Quindi questa è la verità, è la realtà dei fatti. Poi quello che succede in politica, la politica è fluida. Avete visto, vi siete lasciati prima delle vacanze che avevate un governo in un mese, quindi quello che potrà succedere, io non ho la sfera di cristallo per potervi rispondere, vi posso dire cos'è adesso in questo momento è questo. Ok. Però quindi per ora voi, lei e la Mary non partecipate ad incontri, perché io so di cene, so di salotti, ti ho appena detto prima. Si incontrano, voi non ci siete. Noi siamo fuori dai salotti perché noi siamo a rispondere alle segnalazioni dei cittadini e a fare pizzate con la gente comune. Nessuno va chiamato per dire che ne pensi di questo, di quello, niente? Nessuno mi chiama. Insomma, io infatti ti ho detto... Un po' di solitudine. Non chiuderei con questo appello. La solitudine dei numeri primi. Questa è la solitudine dei numeri primi. Perché tutto è fuorché malinconico, insomma. No. Però... è un dato di fatto, voglio dire. E noi infatti per questo andiamo avanti. Ecco, una domanda però... Dobbiamo chiudere. Sì, lo so, ma il fatto che Gamurrini ha detto che non si ripresenta? È una scelta personale, io potrei anche condividerla questa. Sì? Sì. Per quale motivo? Perché l'ho visto stanco, effettivamente. Va bene, sicuramente dovremmo rinvitare il consigliere Angelo Rossi per capire, chissà, fra un paio di mesi questa Arezzo nel cuore che cosa diventerà. Diciamo che la nostra trasmissione si comincerà a scaldare oramai, viste le elezioni, quindi sarà un po' lo strumento per chi vuol venire anche a dire la sua, noi saremo qui. Siamo insomma, come dire, uno strumento, questo mi permetto di dirlo, insomma, molto più libero di altri. Chiudiamo qui, Zan, alla prossima settimana, grazie al consigliere Angelo. Grazie a tutti. Arrivederci.